Amici, un saluto a tutti voi e bentrovati alla seconda puntata di Mangia e Bevi. Oggi vivremo una puntata itinerante, andremo alla scoperta di auto usate perché dedichiamo uno special a questo settore e poi parleremo di bellezza, di cibo, di posticini da scoprire, insomma, chi ne ha più ne metta, quindi restate con noi anche oggi perché ne vale veramente la pena. Ad accompagnarmi in questo tour, sempre lei, la mitica, la fantastica, la superba di S3. Siamo l'avanguardia. Scopriamo la strada. Percorriamo la strada. Illuminiamo la strada. Liberiamo la strada. Disegniamo la strada. Tracciamo la strada. Senza mai seguire nessuno. Adesso tutti a bordo perché il tour è lungo anche oggi e ricordatevi che Mangia e Bevi c'è! Amici, siamo a bordo di DS3 e vi do le prime informazioni di bordo della giornata. Lasceremo Ferrara, ci recheremo nel Bolognese per andare a scoprire un autosalone specializzato nella vendita di auto usate, per cui chi sta cercando un usato in questo periodo è bene che ci segua perché qui può trovare un'auto usata proprio come nuova. Venite con me. Ed eccoci arrivati qui, vicino Bologna, a Castel San Pietro per l'esattezza, e cominciamo a vedere insieme a voi Auto Bologna. Vediamo cosa hanno da proporci, venite con me. Ed eccoci qua all'interno dell'autosalone Auto Bologna. Incontriamo subito la Giovanna. Ecco qui Giovanna. Ciao. Ciao Giovanna, ecco, la Giovanna è responsabile di questo autosalone molto 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 preparato e indicato per voi, adesso scoprirete perché. Allora Giovanna, cominciamo a dire ai nostri amici che ci guardano da casa perché uno dovrebbe venire all'autosalone Bologna per trovare la sua auto usata. Allora, noi siamo una concessionaria e siamo specializzati in auto usate, però queste auto che noi proponiamo sono delle auto come se fossero nuove, quindi in ottime condizioni, e inoltre abbiamo un servizio di assistenza. Abbiamo all'interno un'officina dove ci sono sempre tutte persone specializzate che si occupano delle auto e le mettono a nuovo, quindi noi consegniamo delle auto come se fossero nuove. Praticamente in poche parole, loro quando... Chiudiamo una garanzia di 12 mesi. Questo è importante. Allora, riepilogando, loro arriva la macchina, prima di comunque riconsegnarla alla vendita, certo, la preparano, quindi tolgono tutti i vari difetti del vissuto che l'auto ha avuta e la riportano a nuovo. Quindi voi venite qua a comprare una macchina che quando uscite dalla concessionaria, perché prima la concessionaria... come se fosse nuova, perfetto. Bene, allora Giovanna, per continuare la conoscenza di Auto Bologna, adesso tu ci metterai nelle mani di qualche venditore. Ti lascio nelle mani di Luca che ti illustrerà le offerte della settimana e un affare in particolare che c'è nel salone che stiamo proponendo in questa settimana. Bene, quindi voi restate con noi perché ci godremo le proposte di Luca che sono affari imperdibili. Restate con noi. Eccoci qua allora con Luca. Ciao Luca. Piacere Beppe. Allora, praticamente Luca è il responsabile, ha detto, alle vendite dell'autosalone. Quindi questa settimana ci proporrà
tre proposte della settimana, tra cui due diciamo normalissime, che comunque potrete vedere i prezzi molto bassi che ci sono qui ad Auto Bologna, ma soprattutto una offerta che è la super offerta della settimana. Quindi Luca, cominciamo allora con una delle proposte normalissime. Qui cosa abbiamo? Abbiamo una Peugeot 5008 del 2011, è un 1.6, 115 cavalli. E come caratteristica della macchina stiamo parlando che ha anche i monitor retro nei sedili posteriori per la trasmissione dei film, di quello che uno vuole, diciamo. Certo. Legare la PlayStation, quello che uno vuole, fa i giochi per i bambini. E oltretutto l'occasione di questa macchina qua, che è anche un 7 posti, una macchina con i chilometri giusti, garantita un anno, e con la possibilità di estendere la garanzia anche a 24 mesi. Quindi praticamente avete sentito, loro danno già una garanzia di 12 mesi, se ho capito bene, in conformità di legge. In più, quando verrete qua a trovare chiaramente Luca, questi 12 mesi possono diventare 24 mesi, poi lui vi spiegherà come, ovviamente. Luca, abbiamo visto questa bellissima proposta, ma non abbiamo ancora detto il prezzo. 9.900 euro. Adesso, caro Luca, passeremo alla seconda proposta della settimana. Ti seguiamo? Andiamo. Andiamo. Mi porto fuori. Ed eccoci qua all'esterno dell'autosalone, sempre con Luca, per la seconda proposta. Qui abbiamo una DS4. Esatto, del 2012. Sembra nuova a vedersi, comunque potete vederla anche voi proprio come nuova. Quindi, come diceva Giovanna, le macchine qui quando arrivano vengono ripristinate all'officina, quindi eventuali difetti di vissuto che hanno avuto dalla proprietario precedente. Grafico e via vengono ripristinati tutti completamente. Quindi la macchina non acquistiamo auto incidentate, questa è la nostra prassi. Non prendiamo auto incidentate, ma prendiamo auto solo che possono avere grafico, le cose lì di difetti. Vengono controllati sia come officina, come meccanica e tutto, perché noi dobbiamo dare la garanzia al cliente. Per dare la garanzia, il nostro meccanico mi deve dire che la macchina effettivamente non ha nessun tipo di problema, perché sennò noi non la possiamo vendere. Voi quindi prendete sempre nota, perché qui può essere veramente il vostro centro per l'auto usata. Allora, parliamo un attimo di questa macchina, Luca. Questa è una Citroen DS4, 1.6, 115 cavalli, del 2012. Se volete vi dico anche il prezzo. Ce lo facciamo dire? Facciamocelo dire. È una macchina che fuori questa settimana ha 10.800 euro. Prezzo bomba. Solo qui, da Auto Bologna. Aprite le orecchie, veramente. Sono proposte veramente bellissime, eccezionali, da prendere nota. Cari amici, adesso attenzione, proprio agenda, penna in mano, per la super offerta della settimana targata Auto Bologna. Qui abbiamo, Luca, una bella Jeep Compass. Questa è proprio l'offerta della settimana, bomba. A questo prezzo qua non la trovate da nessuna parte. 10.000 euro, tondi tondi. Avete sentito? Questa, 10.000 euro. E adesso però ci dici qualcosa. Certo, questa qua è una macchina del 2012, della Jeep, la Compass. È un 2 ruote motrici, non è un 4 ruote motrici. È un 2002 di cilindrata. Cosa dire di più? Guardiamolo internamente. Cos'è, un diesel o un benzina? È un bel diesel questo qua. Aprite gli occhi, diesel 2002, Jeep Compass, esatto. A euro? 10.000. Solamente qui da Auto Bologna. Luca, prima di chiudere, io so, perché lo so, che per quanto riguarda l'officina, che è aperta anche al pubblico comunque, esatto, c'è una super offerta anche là. È una super offerta che applichiamo fino a un 35% di scontistica, 35. Esatto, fino a circa aprile del 2016. Quindi ribadiamo, se dovete riparare la macchina, la vostra macchina, qui l'officina di Auto Bologna è aperta anche a voi con il 35% di sconto su tutto l'intervento, ma da adesso sino a fine aprile. Esatto, fino a fine aprile. Allora ricordate bene, Auto Bologna, Castel San Pietro in via Grieco 36, però sulla via Emilia, siamo sulla via Emilia con la vetrina. Cari amici, qui da Auto Bologna per adesso e solo per adesso è tutto. Un saluto e alla settimana prossima. Ciao! Ciao! Siamo tornati ancora a bordo di DS3 e per le solite info vi faccio sapere che stiamo tornando ancora verso Ferrara, dove cambieremo completamente servizio perché parleremo di immagine. Restate con noi!
Ed eccoci qui arrivati da Ale ed Ela, incontriamo subito Ale, ciao Ale. Ciao a tutti. Allora, lei ed Ela sta lavorando, la salutiamo. Ciao, ciao Beppe, ciao a tutti. Allora, mentre Ela sta lavorando, ci incontriamo qui con Ale stamattina, perché oggi in questa puntata il tema a voi dedicato è praticamente il prima e il dopo, cioè un trattamento. Noi vedremo, ce lo vuoi raccontare tu, una cliente come si alza al mattino, per capirci. Esatto, vedremo una nostra amica cliente come, appunto, come dicevi, si alza al mattino. Le faremo un trattamento di colorazione e ristrutturazione totalmente naturale e poi vedremo appunto l'effetto finale che avrà sui suoi capelli. E quindi vedremo una trasformazione proprio di immagine, però mi raccomando, sempre con prodotti totalmente organici, quindi naturali. Quindi niente petrolio sulla cute. Esatto. Restate con noi perché ne vedrete delle belle. Ed eccoci qui allora all'interno dello studio di Ale ed Ela per conoscere la modella di oggi. Lei si chiama Blerina, vero? Buongiorno, sì, mi chiamo Blerina. Ecco, prendete nota del suo viso e del suo capello com'è in questo momento, perché questo qui rappresenta il prima dell'intervento che andremo a fare su di lei, ovviamente. Quindi, cara Blerina, intanto grazie della collaborazione. Adesso ti preghiamo di accomodarti, chiaramente. Dopodiché, Ale, ci spieghi un attimino cosa andremo a fare su Blerina. Ok. Allora, su Blerina, appunto, come avevo anticipato, faremo questo trattamento che si chiama Color Plant Flower. È una colorazione totalmente vegetale, estratta da una miscela di 14 sostanze organiche, quindi di fiori e di piante biologiche, totalmente biologiche. È una colorazione naturale, dai toni naturali, ma anche una colorazione che va allo stesso momento a ristrutturare molto il capello. Ideale per le donne che non vogliono sfruttare, hanno molto rispetto per la cute e per i capelli. Ideale per le donne in gravidanza, ma ideale anche per le ragazze giovani che vogliono approcciarsi a una colorazione, al mondo della colorazione. Vorrei precisare, scusa se ti interrompo Ale, che comunque i prodotti biologici che andremo ad adoperare fanno parte proprio dell'azienda che abbiamo intervistato nella prima puntata, se vi ricordate, che è un nostro sponsor, anche si chiama Naturalmente, e questi prodotti vengono distribuiti anche dalla Air Diffusion. Esatto, dalla Air Diffusion. Per cui adesso noi oggi apprezzeremo la validità, la valenza di questi prodotti sulla testa di Blerina. Esatto. Il primo passaggio per questo trattamento appunto è lo shampoo. Una piccola chicca per le nostre telespettatrici, vi consiglio sempre lo shampoo di applicarlo solo nella cute, mai nelle punte. Specialmente poi con queste tipologie di shampoo, appunto, che hanno molto rispetto della cute, vanno proprio a pulire molto molto bene la cute e le lunghezze si lavano da sé mentre uno sciacqua. Adesso Mattia, il nostro collaboratore, che abbiamo già conosciuto anche l'altra volta, sta appunto facendo il primo shampoo. Lo shampoo è sempre della linea biologica, per cute, in questo caso noi lo facciamo per cute secca, perché la nostra Blerina appunto ha tendenzialmente la cute più secca. Ecco, adesso dopo lo shampoo cosa succede? Dopo lo shampoo abbiamo appunto la preparazione prima dell'applicazione del Color Plant Flower. Mattia appunto ha spruzzato questo tonico in preparazione appunto dell'applicazione e asciugherà i capelli per l'80%. Allora, abbiamo preparato appunto la pastella del Color Plant Flower, che non è nient'altro che dell'acqua e appunto la miscela di queste piante e fiori organiche. Viene miscelato il tutto e poi viene appunto applicato. Tutti i prodotti naturali. Nel frattempo è arrivata anche Ela, che chiaramente farà questo intervento, no? Certo. Quindi cosa farai adesso? Adesso applicheremo la pasta praticamente su tutti i capelli e dopo lo lasceremo in pausa un quarto d'ora. Perfetto. Thank you.
adesso cosa succede? Ora la lasciamo appunto in posa per una quindicina di minuti, dopodiché appunto verrà fatto l'ultimo passaggio che è lo shampoo. Ale, cos'è questo macchinario che vediamo qua? È una lampada che ci serve appunto per i vari trattamenti che dobbiamo fare e ci aiuta appunto a far penetrare di più il trattamento. Quindi il prodotto che è stato applicato. Esatto. Ora siamo all'ultimo passaggio di questo trattamento. Appunto faremo quest'ultimo shampoo e poi appunto metteremo una crema ristrutturante e passeremo alla piega. Adesso Ale, siamo pronti per cosa? Adesso siamo pronti per l'asciugatura. Applichiamo appunto questo tonico cicatrizzante per le lunghezze punte, sempre della linea Naturalmente, a base di camomilla e aloe. E poi procediamo appunto all'asciugatura. Ecco, ricordatevi che qui ovviamente solo ed esclusivamente prodotti Naturalmente biologici. Eccoci qua, abbiamo assistito comunque a questa trasformazione targata Ale Dela, stylist. Allora, impressione tua? Sei contenta? Ottima, sì. Diremmo anche noi, direi che va abbastanza bene. Quindi sei entrata riccia e stai uscendo liscia. Però solo e sempre con prodotti biologici naturali, ovviamente. Per adesso e solo per adesso, qui da Ale Dela è tutto. Ciao e alla prossima. Ciao, ciao. Adesso andiamo a incontrare Air Diffusion per parlare sempre di prodotti biologici per la cura del corpo e dei capelli. Non cambiate canale. Ed eccoci qui a Copparo, dove incontreremo in un graziosissimo hairstylist che si chiama come per incanto i nostri amici di Air Diffusion. Venite con me. Ed eccoci qua all'interno di come per incanto, questo simpaticissimo hairstylist, dove incontriamo per l'Air Diffusion il nostro amico Michele. Ciao Beppe. Ciao Michele, ma soprattutto Michele mi presenterai la proprietaria, la titolare di questo posticino che si chiama Anna. Bene, oggi cari amiche e cari amici siamo qui ovviamente per parlare soprattutto, visto che abbiamo la presenza del nostro amico Michele, di prodotti biologici targati Naturalmente. Ovviamente l'Air Diffusion, rappresentata dal nostro amico Michele, è distributore per Ferrara Ravenna dei prodotti Naturalmente. Perfetto, allora conosciamo intanto più da vicino la nostra amica Anna. Anna, intanto tu sei proprietaria di questo simpatico locale da quanto tempo? 5 anni. Ma tu prima hai lavorato da qualche parte? Sì, ho fatto 10 anni come operaia in altri saloni di acconciatura. E dopo 10 anni hai detto perché non rischiare? Esatto, e ci siamo messi in gioco. Eccola qua, vedete, già non dorme più la notte, c'ha tutti i pensieri. Scherzo, scherziamo ovviamente. Allora Anna, intanto cosa riusciamo a proporre qui nel tuo centro? E intanto si possono trovare prodotti naturali ed è la cosa bella perché non tutti hanno fatto questa scelta e quindi è giusto farli conoscere, visto che è una novità per noi e il nostro paese, perché comunque qua non ce ne sono altri. Volevo fermarmi un attimino sul prodotto naturale, cioè prodotti biologici. Noi sinora nella nostra cute, nella nostra pelle, abbiamo sempre operato prodotti purtroppo chimici. Che chiaramente il chimico deriva dal petrolio, quindi è un prodotto che chiaramente all'interno del nostro corpo bene sicuramente non fa. Qui parliamo di prodotti proprio naturali che vengono dalla terra, che sono proprio preparati esclusivamente da questa azienda, comunque che è naturalmente una delle prime, se ben ricordo, a cominciare in questo settore, e oggi chiaramente è il momento in cui la gente prende più coscienza di queste chiaramente innovazioni, per cui siamo qui appositamente per parlare di prodotti bio. Detto questo, cara Anna, vogliamo dire alle nostre amiche cosa facciamo oggi come esempio? Oggi facciamo un trattamento alla cheratina vegetale.
Michele, approfittiamo di questo momento per poter un po' illustrare l'intervento di Anna sul capello di Emanuela. Sì, allora Beppe, adesso in questo momento qui abbiamo fatto il primo shampoo della linea, quindi Organic Therapy. È un trattamento alla cheratina vegetale, lo sottolineo perché? Perché la cheratina in commercio solitamente sono sempre di origine animale. Ok, questa qui è l'unica attualmente sul mercato che lavora col concetto appunto del vegetale. Quindi con due componenti fondamentali che sono due biofermentati di soia e di frumento che lavorano con un concetto appunto di proteina all'interno della struttura e la vanno a riempire. Quindi praticamente allora lei ha già fatto lo shampoo. Il primo shampoo è uno shampoo alcalinizzante per aprire al meglio la squama, quindi preparare il capello per appunto la cheratina da dare in successione. Una volta applicata la cheratina andremo a vedere col protettivo e la piastra al vapore freddo, quindi lavoreremo a basse temperature per mantenere il capello sano. Allora Michele, se vogliamo un attimino ancora approfondire l'intervento che sta facendo Anna. Allora, adesso abbiamo innanzitutto, prima di questo passaggio che state vedendo, applicato ciocca per ciocca la cheratina vegetale, che è proprio il cuore, diciamo, del trattamento, ok? E in questo momento invece mettiamo su un protettivo a base di olio di mandorla ed olio di sesamo, ok? Che ci va a proteggere la cheratina dal passaggio della piastra, che andremo poi a fare. Cosa molto importante, andiamo a lavorare con temperature basse per la piastra, quindi andiamo a lavorare da 90 fino a 120 gradi con una piastra a vapore freddo. Allora, caro Michele, in conclusione, come andrà a finire questo trattamento? Allora, dopo aver fatto appunto, quindi dato sulla cheratina vegetale, il protettivo passaggio con la piastra, ok, andremo a lavare il tutto con uno shampoo acidificante, che è la fase appunto, la fase 4, lasciate un attimino in posa, perché si assorba bene, e andremo, una volta sciacquato lo shampoo, andremo a mettere su il suo condizionante sotto fonte di calore umida, questo è molto importante, e concluderemo il tutto con il tonico speciale alla cheratina per andare a fare la piega. Allora, per riassumere un po' il tutto per le nostre amiche che ci guardano a casa, ripetiamo un attimino come si chiama il nome proprio del trattamento. Organic Air Therapy. E abbiamo adoperato i prodotti? Di Naturalmente. Con la prima fase, che è uno shampoo alcalinizzante, siamo passati al cuore, diciamo, del trattamento, che è la cheratina vegetale. Abbiamo passato poi un protettivo a base di, come dicevo, spiegavo prima, olio di sesamo e mandorla, piastra al vapore freddo, il tutto viene lavato con uno shampoo acidificante, condizionamento sotto fonte di calore umida e per concludere il tutto un tonico speciale per andare a realizzare la piega. E quindi, come per incanto, per adesso e solo per adesso è tutto, e chiudiamo con un messaggio, no? Da oggi nel nostro salone potete trovare il trattamento alla cheratina vegetale. Ma non solo, grande novità, si avvicinano le feste di natalizie. Quindi anche come idea regalo ci sono le confezioni di prodotti biologici qui da Anna da poter regalare, oppure regalare direttamente un trattamento biologico qui, presso Come per Incanto con Anna. Ciao a tutti! Trop Model, il nuovo negozio di taglie forti che fa la differenza. Chi ha detto che le donne curvi non possono essere sexy ed alla moda? Da Trop Model, abiti alla moda e di tendenza, capaci di dare stile e personalità alle donne, quelle vere. Trop Model, in via Aeroporto, a Ferrara. Ristorante Orsatti dal 1860 per gli amanti del gusto. Ambiente accogliente, curato nel particolare, propone una cucina con sapori territoriali rivisitati ed internazionali. Il ristorante Orsatti dal 1860, grazie ad una lunga esperienza nel settore, organizza anche serate evento per privati ed aziende, con menù da concordare e personalizzare con i diretti interessati. Ristorante Orsatti dal 1860, un locale accogliente e ricco di sapori, a Ferrara. Nonno Papero, con ambiente semplice ed accogliente, è un posticino consigliato a comitive e buongustai, sia per la buona cucina del territorio, ma anche per le ottime pizze apprezzate da chi di solito ha problemi di digeribilità. Buoni i primi piatti con svariate proposte tutte da gustare, ed i secondi provenienti dalla griglia ricchi di sapori e colori.
Inoltre, da Nonno Papero, occhio alle promozioni. Lo sapevate che potete cenare con soli 2 euro? Chiamate Nonno Papero e scoprirete i giorni della promozione. Parrucchieri Ale ed Ela, per la cura dei tuoi capelli e per una immagine che ti differenzi. Da Ale ed Ela, solo prodotti biologici per la cura del capello ed il tuo benessere. Tagli personalizzati e di tendenza per un'immagine che esalta il tuo viso e sempre alla moda. Ale ed Ela, parrucchieri per passione. Cari amici e care amiche, adesso lasceremo Copparo per recarci nuovamente a Ferrara, dove finalmente, visto anche un po' l'orario, andremo a parlare di pizze, ma pizze fatte come si deve. Restate con noi. Ed eccoci arrivati qui a Ferrara per venire a conoscere più da vicino questo bar pizzeria Bella Lì. È una nuova gestione. Vediamo le loro proposte, seguitemi. Ed eccoci qua all'interno di Bella Lì, questa new entry ferrarese che propone servizio di caffetteria e pizzeria. Intanto incontriamo Tami, che è la proprietaria, insieme al figlio Salvo, che conosceremo dopo perché adesso è in pizzeria. Ciao Tami! Buonasera Beppe, buonasera a benvenuto. Te. Grazie, grazie, ben trovata. Buonasera anche a voi. Allora, lei, Tami, insieme a suo figlio Salvo, hanno preso questa chicca di locale sul vicinissimo alla via Bologna e propongono un servizio di caffetteria e pizzeria, ma c'è un ma, perché questo qua non è un bar normalissimo come tutti gli altri. Qui abbiamo proposte sicule, siciliane, che cominciano già dal caffè. Cominciamo a elencare i servizi che facciamo qua. Allora, apriamo un quarto alle 7 alla mattina con prime colazioni e caffetteria, sì. Fermiamoci un attimo, caffetteria. Cosa riceve qui ciascun cliente che viene qui a prendere il caffè? Essendo lei sicula, cosa gli offriamo? Gli offriamo 3 dolcini per ogni caffè di pasta frolla siciliana. Che non è poco, Non è assolutamente poco. Ma non finisce qua. Allora, poi arriviamo al mezzogiorno. Al mezzogiorno cosa abbiamo? Oltre all'aperitivo, anche le tappe veloci, uno spuntino velocissimo. Quindi cosa proponiamo a loro? Un pranzo veloce come ceci, pizze, e panini, piadine e toast, sì. Sì, diciamo le classiche comunque tappe del mezzogiorno per mangiare velocemente. Ma con la caffetteria non finisce qua, perché il venerdì sera, signori, amici e amiche, qui dovete venirci, perché il venerdì sera c'è proprio la pericena, ma una pericena non è normale come tutti gli altri posti. Qui possiamo avere la Sicilia in bocca il venerdì. Voi direte, come la Sicilia in bocca? Sì, perché qui cosa proponi tu con l'aperitivo al venerdì sera dalle 18:30 in poi? Allora, dall'arancino alla cipollina, che è proprio due prodotti tipici siciliani, molto... Allora, mentre però l'arancino possono conoscerlo, la cipollina spieghiamo che cos'è, che non tanti lo conoscono. Esatto, la cipollina è una pasta sfoglia con cipolla, prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro all'interno. Tutta da veramente venire a provare. Poi chiaramente durante il buffet del venerdì trovate dalla pasta fatta in cucinata in maniera espressa, gli olivi ascolani, i famosi arancini, del salume nostrano, e chiaramente potete anche gustare le famose pizze e ceci provenienti dalla pizzeria del figlio, che è chiaramente lì dove potete vedere. Bene, Tami, per adesso è tutto con te, ma adesso noi ci spostiamo nella pizzeria per parlare con Salvo. Restate con noi e non cambiare canale, eh?
Ed eccoci qua nel regno di Salvo, questo dove facciamo veramente le pizze, più che facciamo, fanno le pizze. E le fa lui, le fa Salvo. Allora Salvo, tu sei giovanissimo, ma quanto tempo è che tu fai il pizzaiolo? Sarà se no un anno che ho cominciato a fare il pizzaiolo, ho imparato con mio padre. Mentre allo stesso tempo studiavo, lavoravo pure. C'è da farti i complimenti, perché un ragazzo giovane si impegna e fa anche delle buonissime pizze. Allora, per farci un attimino conoscere, intanto tu fai anche servizio da sporto, no? Certo, soprattutto appunto sul servizio da sporto, appunto perché cerchiamo di essere abbastanza puntuali allo stesso tempo prendere, diciamo, tutto il quartiere. Quindi praticamente, siccome per essere puntuali, come dice lui, bisogna che voi ordiniate qui nel raggio di 5-6 chilometri, no? Sì, qui nel viale Krasnodar, via Mambro, via Verga, via Falcone, via Passega, tutto quello che è in zona Krasnodar, piramide, diciamo. Allora, insomma, intanto noi come pizzeria che panorama di pizze proponi tu? Guarda, io faccio delle pizze dalla margherita alla quattro stagioni, mi chiedono soprattutto pizze con salame piccante e salsiccia, con verdure. Però ovviamente abbiamo anche le nostre, che sono le pizze doppio impasto, però naturalmente se tu prendi una pizza doppio impasto devi venire a mangiarla qua, perché noi non abbiamo, diciamo... Ecco, attenzione, ha detto una cosa molto importante, perché è vero che lui propone pizza da sport, quindi pizza con consegna a domicilio, ma per chi vuole, chiaramente qui siamo anche in grado di poter mangiare una pizza qui sul loco, no? Sì, certo, non c'è solo appunto l'asporto, abbiamo anche il posto a sedere, come avete già visto, c'è tutto. Perfetto, io direi che per adesso, solo per adesso, qui, vuoi ripetere il nome del tuo locale? Bar Pizzeria Bella Lì. Quindi da Bella Lì, per adesso è tutto. E che dire, venite ad assaggiare la pizza di Salvo, perché ne vale veramente la pena. E come dire, ok. Cari amici, ho visto che l'ora comincia a essere tarda ed è quasi ora di cena, ci rechiamo nuovamente a Copparo per andare ad incontrare e conoscere più da vicino un locale che si chiama Il Ristorantino. Andiamo a scoprire insieme cosa è in grado di proporci. Ed eccoci arrivati qui a Copparo, in questo rinomatissimo e ricercatissimo posticino, si chiama Il Ristorantino. Entriamo dentro a scoprire insieme che cosa ha da proporci. Seguitemi. Ed eccoci qui all'interno di questo ricercato locale. Incontriamo subito il patron. Si chiama Adriano. Ciao Adriano. Ciao Beppe, benvenuto. Io ti ho portato un po' di gente a conoscerci per farci chiaramente scoprire e cosa siamo in grado di fare. Allora, cominciamo col dire che questo è il classico posticino dove si mangia, si beve e ci si diverte anche. Ma andiamo per ordine. Allora Adriano, intanto qui siamo in pieno centro a Copparo. Centro storico. Quando hai aperto tu questo locale? L'anno scorso, abbiamo un anno di vita. Però intanto questo è centenario, cioè uno tra i più vecchi di Copparo. E abbiamo voluto proprio portare di nuovo la tradizione di questo locale, che era proprio adibito al divertimento e al mangiare. Per cui allora, che cucina proponiamo qua intanto? Abbiamo voluto portare il pesce, oltre ai piatti tipici locali, dei cappellacci, la salamina, così un po' di cose nuove inventate da noi proprio, alcuni piatti particolarissimi. E uno fra tutti può essere il risotto all'astice blu, col brut di Franciacorta, che è una cosa un po' particolare inventata da me, anche perché è molto coreografico, scenografico, dunque è carino anche da vedere, oltre a avere un sapore molto diverso dal solito. Si sente il mare in bocca comunque. È una cosa particolarissima. Sono vari abbinamenti un po' particolari che poi insieme fanno un connubio eccezionale. A chi piace il pesce, come dico sempre, agenda, penna alla mano, annotatevi questo indirizzo, il ristorantino a Copparo. Magari venite a chiedere il piatto con il risotto con... L'astice blu al brut di Franciacorta, che è una cosa veramente particolare. Eccezionale. E lo trovano solo qua, perché lo facciamo solo noi. Continuiamo, qualche altro piatto magari anche più gettonato. Sì, abbiamo degli antipasti particolarissimi, carini, gradevoli, con sapori un po' particolari anche lì. Abbiamo voluto staccarci un attimo dalle cose classiche, che quelle ci sono sempre, dalla vongola nostra, verace, così, a una margherita di Capasanta, molto particolare, al curry, che
piatte, oltre ad essere belle, veramente ha un sapore particolare. Quindi possiamo dire la tradizione, il mare in bocca, ma la fantasia vince. Certo, certo, certo. E allora, proprio per lasciare un attimino tranquillo Adriano, adesso Adriano però, come è solito nostro, andremo in cucina a conoscere Paola, che è la moglie, che è la chef del locale. Quindi restate con noi. Del cielo, sì. È l'altra metà del cielo, esatto. Adesso andiamo in cucina per la nostra solita ricetta gastronomica, ma prima di andare in cucina, e vedo già un commensale che si gira, e ne approfittiamo ovviamente. Allora, come ti chiami tu? Antonino. Siccome io sto andando in cucina e qui c'è un po' di gente che ci guarda e che vuol sapere come si mangia qua dal ristorantino. Io vengo apposta da Bologna, da Anzola Emilia, a venire a mangiare qua perché si mangia molto bene e la persona che dirige questo ristorantino è una persona molto in gamba, ne capisce abbastanza. Allora, tu come ti chiami? Sabrina. È la prima volta che vieni a mangiare qua? No. Quante volte è che vieni qua? Una seconda. E ti piace mangiare qua? Sì. Cosa ti piace di più, la carne o il pesce? Pure. Cioè, tutte e due. Quindi si mangia bene allora? Sì. Adesso intervistiamo questo giovane uomo. Come ti chiami? Beppe. E come me si chiama? Allora non l'ho intervisto. Scherzo, Beppe, è la prima volta che vieni qua a mangiare? No, è 4-5 volte. Ma lo consiglieresti? A tutti. Prima di entrare in cucina mi hanno segnalato lui. Come ti chiami tu? Franco. Franco, mi hanno detto che è una persona molto acculturata. Che non è vero, perché sono abbastanza ignorantino in tante cose, però. E allora mi hanno preso in giro, ignorante. Franco è ignorante. Ma nonostante tutto, Franco, nell'ignoranza o nella cultura che ognuno di noi può avere, qui come si mangia? Ma qui si mangia talmente bene che penso che ci torno. Per me anche lui l'hanno pagato, comunque. Comunque. Detto ciò, ristorantino a Copparo, si mangia, si beve e come vedete ci si diverte perché si scherza anche insieme ai commensali. Grazie ancora a tutti voi e adesso con me tutti in cucina dalla Paola, venite. Ed eccoci qui nel regno di Paola, l'altra metà del cielo del nostro amico Adriano, nonché chef del locale. Allora Paola, intanto ciao. Ciao Beppe, piacere. Allora, ti ho portato un po' di gente, chiaramente, a cui noi generalmente offriamo una ricetta gastronomica, no? Certo. Allora, siamo qui al ristorantino di Copparo, dove si mangia, si beve e ci si diverte, ma una ricetta da offrire a loro, l'hai pensata? Sì, certo, oggi abbiamo preparato una ricetta molto molto semplice che le nostre amiche a casa potranno preparare tranquillamente. Si chiama margherita di capasanta al curry. Bene, gli ingredienti quali sono? Gli ingredienti sono semplicissimi: dell'indivia fresca, 2-3 capesante, un po' di burro, il curry e un po' di panna. Perfetto, adesso allora vedremo come si prepara. Certo. Allora, innanzitutto si prende un po' di burro. Dobbiamo fare appassire la nostra indivia con un po' di burro e appena un po' di acqua calda, in modo che diventi abbastanza tenera, perché poi dobbiamo formare un fiore intorno al piatto. Dopodiché facciamo rosolare le nostre capesante con appena appena un pochino di aglio. Io precedentemente le ho tagliate un po', le facciamo appassire e un po' di curry. Intanto le nostre foglie si appassiscono. A vostro gradimento potete mettere un po' di brandy e fiammeggiarle. Un po' di panna. Facciamola prendere la panna. Tanto la nostra indivia è quasi pronta.
Ok, siamo pronti. Possiamo impiattare il nostro piatto. Allora, si dispongono le foglie di indivia intorno al piatto a formare un fiore. Dopodiché disponiamo al centro le nostre capesante e se vogliamo possiamo decorare il nostro piatto con un paio di pomodorini per dare un tocco di colore e con un po' di prezzemolo. Ed ecco la nostra margherita di Cappasanta al curry. Buon appetito! E ovviamente, come sempre, il bravo conduttore deve assaggiare, ovviamente. Quindi assaggiamolo per voi. Eccezionale. Come dico sempre, peccato che gli odori in televisione non si sentono. Credetemi, è buonissimo. Fatelo anche voi a casa vostra, ma se non dovesse riuscire, venite qua al ristorantino a Copparo, che la nostra amica Paola li fa per voi. Grazie Beppe. E adesso andiamo a goderci un po' di spettacolo qui al ristorantino. Venite con me. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sa. Ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Questo, caro Adriano, è il famosissimo risotto all'astice blu. Al brut di Franciacorta, certo. Ma è uno spettacolo vederlo anche. Certo, ora facciamo un'operazione che oltre a essere coreografica ha anche un senso, perché l'astice, essendo un crostaceo dolce, ha bisogno di un aiutino che noi glielo diamo con il brut di Franciacorta, che questo è un cadelbosco molto particolare. La marognola del brut e il dolce dell'astice crea un binomio fantastico. Una bellezza! Ed eccoci qua con i simpaticissimi commensali targati ristorantino. Sono tutti amici nostri, conosciuti questa sera, ditelo comunque. E quindi brindiamo alla salute di tutti noi e di tutti loro che sono a casa. Salute, salute! E allora, siccome si usa che si fanno i saluti in televisione, cominciamo da lui. Tu hai qualcuno da salutare a casa? A Garnisù è sempre mio. A Garnisù da salutare. Ce l'ha...
Ah, ben, mio nipote allora. Come si chiama tuo nipote? Ah, Borin e Nicolas. Non è che nessuno, a che suo nipote. Tu hai qualcuno da salutare? Sì. Chi? Tutti i miei amici che lavoriamo da tanti vivai. Hai qualcuno da salutare anche tu? Beh, posso salutare mio figlio Emanuele. Puoi salutare qualcuno? Sì, la nonna Elide. La nonna Elide, ciao nonna Elide. Allora ancora saluti a tutti noi e alla prossima. Restate con noi. Cici. Siamo ancora nuovamente a bordo di DS3, adesso per i tiratardi andiamo a scoprire un locale, chiaramente che apre la sera. Si chiama Baia Cabana, è ad Adria ed è un dinner and food. Venite con me. Ed eccoci arrivati qui ad Adria per andare a conoscere un locale suggerito per i tiratardi. Venite con me. Ed eccoci qua insieme a Massimo. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Ed Antonello. Ciao Antonello. Ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, vi ho portato un po' di gente a conoscere, ci siamo rivolti ai tiratardi, quelli che amano, come si suol dire, la nightlife, no? Quelli che amano i posticini, i ritrovi, dove c'è della buona musica, del buon cibo, anche se, e dove si beve anche bene. Ma dove soprattutto c'è musica vera, musica dal vivo. E Baia Cabana è il posto giusto, adesso vedremo il perché. Intanto cominciamo a dire chi è Baia Cabana, quando nasce e che, con che spirito nasce. Allora, Baia Cabana nasce circa il 4 settembre, per dare una svolta ad Adria e dintorni con la musica live, visto che tutti i locali, bene o male, sono sulla disco. Noi insieme a Antonello, The Event Style, stiamo cercando di evolvere questi live ad Adria, che è da tanto tempo che manca. Al di là del mangiare, buonissimo, buon vino, tanta bella gente. Allora ragazzi, qui abbiamo detto, si mangia, si beve e ci si diverte. È un drink and food praticamente. Ma adesso parliamo, per quanto riguarda anche voi che vi interessano gli appuntamenti, quelli veri, quelli di musica tosta. Allora, caro Antonello, e informiamo chi ci sta guardando da casa, la gente proprio è quella tua, quella che gli piace proprio divertirsi. Che stili di musica proponi qua e con che gruppi? Allora, noi facciamo tutta musica live, lavoriamo con tanti gruppi della zona e tanti gruppi famosi comunque che lavorano anche con la jam, tipo il gruppo di questa sera, gli Ubermesh, che è tributo a Rammstein, e loro lavorano con la jam, con Rudy. E questa sera è una serata molto particolare, infatti c'è tanta gente, ma comunque noi dal mercoledì alla domenica promuoviamo sempre musica live. Il mercoledì partiamo con il karaoke, il giovedì facciamo musica, venerdì facciamo musica live con sempre la jam di Rudy, il sabato facciamo ancora musica live con gruppi tipo NEC il 26, e dopo abbiamo i Flay Fighters il 28 e abbiamo i Per Jam domenica, aperitivo, perché la domenica facciamo aperitivo. Praticamente possiamo dire sono gruppi emergenti, noti e meno noti. Certo, certo, certo. Ora, questa musica che loro propongono è tutta rockettara o c'è anche della musica pop? No, noi facciamo un genere molto misto. Vogliamo far suonare un po' tutti perché è l'arte che ci piace più che veramente le serate in sé. E quindi facciamo suonare un po' tutti. Addirittura questa sera avevamo un gruppo che fanno canzoni proprie, quindi non abbiamo un canale diretto e basta, ne abbiamo più canali. Date praticamente la scelta ai tanti gusti musicali alla gente che viene a trovarci. Stato direttamente sul live, su tutto il live, tutto il panorama del live. Adesso allora prendete nota nella vostra agenda, come dico solito io, Baia Cabana ad Adria, ricordatevelo se volete divertirvi qua la sera sino a tardi. Infatti ho detto prima per i tiratardi, Baia Cabana. Adesso andiamo dentro a conoscere anche la proprietà e poi andiamo anche dentro in cucina a vedere cosa sono in grado di offrire ai commensali, anche a chi si vuole divertire e mangiare, che i clienti che vengono qua praticamente. Venite con me.
prima di entrare in cucina conosciamo la proprietà con Vincenzo e la moglie Grazia. Saluta Grazia. Oh, ciao. Vincenzo, allora, abbiamo saputo che hai aperto il 4 settembre, ma sei contento? Abbastanza, cerchiamo di andare sempre più avanti. Perché sei un locale rock, noi l'abbiamo detto. Allora Vincenzo, adesso con Grazia te la rubiamo perché ci accompagni Grazia in cucina da Stefano, che è il figlio, che è proprio addetto alla cucina. Vediamo cosa si mangia qua a tarda ora alla Baia Cabana. Restate con noi, è un canciare canale, eh? Ti lascio nelle mani di mio figlio Stefano, che è addetto alla cucina. È il responsabile della cucina. Bene, allora conosciamo Stefano, venite con me. Allora Stefano, ciao Stefano. Buonasera. Buonasera a te. Allora, tu sei il responsabile della cucina del Baia Cabana. Allora, abbiamo parlato del divertimento, di musica, tutto quello che vogliamo. Però Baia Cabana si mangia anche. Allora, nella tua cucina intanto cosa proponiamo a livello gastronomico? Si mangia un po' di tutto, come hamburger, piadine, bruschette, pizze, patatine fritte. Preparate al momento qui da te? Sempre al momento. Quindi ripetiamo, patatine fritte, hamburger, piadine, pizza. Pizza. Quindi buona la pizza. Quello è vero, che l'ho assaggiata io, sono venuto qui un giorno prima e mi sono documentato. La pizza è buonissima, ma anche i panini non sono da meno. Allora, detto questo, quindi riepilogando, qui si mangia, ripeto, si beve e ci si diverte. Venite perché per i tiratardi è il posto giusto. Adesso Stefano, come nostra consuetudine, prima di chiudere ti abbiamo chiesto di preparare una ricetta gastronomica da offrire ai nostri amici che ci guardano da casa. Consigliata da Stefano è... c'è il nostro panino, che ha un hamburger di manzo, una cotoletta di pollo, della pancetta, dell'insalata e di pomodorini e della salsa rosa. Come l'hai preparato? Allora, prendo l'hamburger di manzo con la cotoletta di pollo. L'hamburger di manzo lo metto sulla piastra, che si cucina sulla piastra, invece la cotoletta di pollo è fritta. Taglio due fette di pancetta arrotolata e la faccio anche sulla piastra. Prendo della salsa rosa, la metto sul fondo del panino. Prendo l'hamburger, l'insalata, la pancetta, dopo la cotoletta di pollo, insalata, metto i pomodorini, metto l'altra fettina di pancetta e un po' di salsa rosa, cappellino e il panino è pronto. Ed è veramente una bontà. Allora, per i tiratardi, per adesso dal Baia Cabana è tutto, ma non finisce qui. Alla prossima!